Bentornati in diretta, amici delle Fonti TV. Andiamo subito a vedere il dato della produzione industriale italiana che è stato appena pubblicato. La vediamo su base annuale, dunque il dato che aspettavamo in una giornata peraltro cruciale perché ricca di appuntamenti, tra cui in primis la riunione della Banca Centrale Europea. 0,9 è il dato attuale, meno 0,9 invece erano le attese degli analisti, meno 0,8 il dato precedente su base mensile, quindi ci riferiamo al mese di febbraio, 0,8 la rilevazione di oggi, meno 0,5 erano le previsioni invece degli analisti, il dato precedente era 1,9. Naturalmente avremo modo di commentarlo nel corso della giornata. Intanto l'appuntamento mensile con Market Star, siamo pronti per fare e per avere una view, come dire, dell'ultimo trimestre, in particolar modo dei mercati, con Sara Silano, che saluto, Morningstar Italy. Ben trovata, Sara. Un Buongiorno a voi e a tutti gli spettatori. appuntamento molto atteso perché, come sapete, faremo un po' il punto dei mercati, daremo dei consigli e soprattutto andremo mirati. E nella puntata di oggi, e adesso vi presento subito l'altro mio ospite, cercheremo di capire anche come essere pronti ai rischi che ci mette di fronte il mercato, insomma, quindi declineremo questo argomento in vari modi. Giovanni De Mare, Director Italy Sales Alliance Bernstein, benvenuto e grazie Buongiorno. per essere qui con noi. Buongiorno a lei, Insomma, buongiorno agli la parola spettatori. rischio sarà un po' al centro dell'attenzione, Ritorna giusto? sempre. Esatto, peraltro di rischio con Sara Silano abbiamo parlato già in vari modi, quindi cercheremo di capire oggi la direzione che dobbiamo prendere insieme ai mercati, anche se quella dei mercati sarà sempre un po' più incomprensibile, però cerchiamo di farlo. Allora, Sara Silano, parto direttamente da te per parlare di questo primo trimestre che decisamente, per così dire, è stato positivo per i mercati. Cerchiamo di capire quali sono state le ragioni che hanno spinto gli acquisti. Sicuramente è stato un primo trimestre positivo per i mercati con anche dei rialzi a due cifre che magari gli investitori sarebbero contenti di vedere in un intero anno e l'abbiamo visto in 3 mesi, quindi questa è sicuramente una notizia interessante per gli investitori, soprattutto perché uscivamo da un quarto trimestre del 2018 che è stato veramente sfidante per i mercati. Non occorre ricordare tutto quello che è successo nel quarto trimestre del 2018, ne avevamo parlato ampiamente. Ora i mercati sembrano quasi che abbiano fatto lasciare alle spalle, dimenticare tutta questa situazione di crisi che si era creata. Qual è la ragione principale? Secondo i nostri esperti analisti di Morningstar, uno dei driver chiave è stato sicuramente il cambio della direzione da parte della Federal Reserve, la Federal Reserve che aveva intrapreso in precedenza un sentiero di rialzo dei tassi che poi ha assunto un approccio più wait and see, aspettiamo e vediamo. E perché lo ha fatto? Lo ha fatto principalmente perché c'è stata una revisione di quelle che sono le prospettive economiche. Quindi questo aspetto qui, questo atteggiamento della Federal Reserve poi è stato prezzato dai mercati e quindi abbiamo visto questo ritorno verso anche asset class più rischiose rispetto invece a un approccio più difensivo. Come dicevamo poco fa, Sara, ovviamente i mercati sono imprevedibili. Ancora una domanda per te che poi ben si collega all'argomento che tratterò con il dottor De Mare. Per i prossimi mesi, quali potrebbero essere i rischi all'orizzonte per i mercati finanziari, cioè pericoli, ecco? L'economia è sicuramente l'osservata speciale, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il resto del mondo. Ieri sono uscite le stime nuove di crescita del Fondo Monetario Internazionale che sono state riviste per l'intero globo e anche per diverse regioni. Quindi l'aspetto sicuramente economico è un aspetto da monitorare. Da un punto di vista fondamentale registriamo anche un aumento dell'allarme dei profitti da parte delle aziende e questo può essere un segnale un po' contrastante rispetto alla compressione degli yield, dei corporate bond che abbiamo visto in questi mesi, quindi soprattutto di quelli più rischiosi che sono tornati a livelli storicamente bassi. Quindi l'altro aspetto da considerare è sicuramente il discorso societario e di quello che sarà la stagione delle assemblee generali che sta per cominciare. Infine, sullo sfondo abbiamo sempre immancabile Brexit e le vicende che, anche se per il momento hanno avuto un impatto soprattutto, diciamo, per le asset class inglese,
mesi non possiamo escludere negli sviluppi così incerti quello che potrà accadere. Forse sembra un po' far meno paura la guerra commerciale invece tra Stati Uniti e Cina, che comunque rimane un osservato speciale. Siamo capiti alla Brexit per ora come in pole position tra i rischi maggiori forse, no? Anche perché ovviamente con la deadline di marzo e poi il posticipo continuo si è fatta sempre più stringente, poi ci sono le elezioni europee, insomma, che comunque aggravano la situazione, cioè aggravano l'incertezza, diciamo così, che aleggia in generale in Europa, no Sara? Sicuramente questo è l'aspetto che più crea colpi di scena, soprattutto in Europa. Allora, Giovanni De Mare, sono tutti temi che adesso ritorneranno nel suo ragionamento, perché sono molti fattori che vanno poi, no, a miscelarsi quando parliamo di rischio e pericoli per i mercati. Da dove provengono maggiormente questi pericoli? Appunto Sara Silano ha già citato problemi nelle trattative commerciali, Brexit, situazioni geopolitiche, politiche. Qual è mettere un po' in ordine questi fattori? Assolutamente, i rischi come sempre ritornano nel nostro lavoro e vanno gestiti, perché alla fine il rischio non è soltanto di perdere soldi, ma anche l'opportunità di non guadagnarli, come sempre, quindi va visto sempre in ambedue i termini. Sicuramente alcuni aspetti hanno messo lo scorso anno, ma anche alla fine di marzo, un po' di incertezza maggiormente ai mercati finanziari, come l'inversione della curva dei rendimenti sul mercato americano, che chiaramente è sempre un segnale di rischio nel breve termine, quindi tendenzialmente può non favorire l'investimento in rischi asset. È anche vero che questa cosa poi di fatto è soltanto un aspetto di breve termine, non è necessariamente un indicatore di sentimento negativo sul mercato. Noi crediamo che i vari aspetti politici, come giustamente la dottoressa prima citava, sia da un punto di vista di Brexit, sia da un punto di vista di guerra commerciale degli Stati Uniti, siano stati i fattori che abbiano portato negli animi degli investitori e dei risparmiatori la maggiore incertezza, e quindi abbia liquidato un pochettino le posizioni. Noi crediamo che questi elementi sono diciamo dei rumori di sottofondo. Alla fine bisogna guardare quelli che potrebbero essere gli aspetti più di medio termine nel momento in cui si costruisce un posizionamento di portafoglio, e chiaramente anche pesare i rischi in relazione a quello che un po' il ciclo economico di fatto di volta in volta ci propone. E abbiamo visto anche come cambiano un po' le correlazioni sulle varie asset class, o addirittura all'interno di uno stesso ambito, cioè sempre sulla parte azionaria. Abbiamo visto in passato, nel 2017, che il cluster delle azioni cinesi, per esempio, si muoveva in maniera differente da tutte le altre asset class. Poi, appena è cominciata la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, abbiamo visto una maggiore correlazione di questo cluster delle aziende cinesi con magari aziende americane sul settore energetico. Quindi si sta incominciando, dal punto di vista di costruzione di portafoglio, a riguardare anche i termini di costruzione. Certo, perché poi il punto, no, focale, è ovvio che è la domanda più difficile che forse, però insomma, lei credo che possa risponderci, è capire come gestire tutti questi fattori che si vanno, come dire, a miscelare, e dicevamo costituiscono anche pericolo per i mercati. Quindi rivedere il portafoglio è una prima fase, mi pare di capire, dottore. Allora, per il risparmiatore sicuramente il primo obiettivo è cercare di guardare il suo obiettivo di investimento. Certo. Quello, partendo da quello, ovviamente si costruisce il suo orizzonte di investimento. Dopodiché non bisogna farsi distrarre dai rumori di sottofondo, come dicevo prima, nell'intelligent investor Benjamin Graham, che è il padre fondatore di questo tipo di filosofia, tende a separare quello che possono essere, diciamo, elementi di, come dire, rumore che danneggiano l'obiettivo di investimento, e invece nel tempo bisogna guardare a quelli che possono essere elementi che possono portare valore, quindi per esempio la crescita degli utili, la qualità dei bilanci delle aziende che andiamo a selezionare, evitare magari aziende con una forte ciclicità, e quindi tutti quegli elementi che possono stabilizzare la crescita dell'investimento sul ciclo economico. Insomma, selezionare con attenzione quello che... Esattamente, cercare di trovare aziende che abbiano un basso beta, soprattutto in questo momento in cui la volatilità magari è stata veramente molto alta. Abbiamo visto il 2018, movimenti dell'1% nell'ambito di pochi giorni si sono ripresentati dopo tanto tempo, quindi questo è un segnale proprio di rumore di mercato. Esatto. Allora Sara, torno da te, poi parliamo di obbligazionario, insomma cerchiamo, ripeto, di suddividere anche come dire, in maniera più specifica gli ambiti di cui stiamo parlando. Abbiamo parlato dei rialzi di questo primo trimestre.
Cercando di essere un po' lungimiranti, che previsioni ci possono essere, insomma, sui mercati nel prossimo periodo? Cioè, ci sono ancora opportunità, secondo voi? Sicuramente un altro aspetto, oltre a quelli sottolineati sul rischio, sull'orizzonte temporale, gli obiettivi, è quello della capacità di selezione. Su mercati dove tutto è salito, effettivamente essere selettivi diventa più difficile perché bisogna andare a cercare delle occasioni. Però teniamo conto che non tutti i mercati sono cresciuti allo stesso modo nel primo trimestre. Probabilmente in queste differenze si possono anche trovare delle opportunità. Ad esempio, se guardiamo i mercati emergenti, la Cina, la borsa cinese è andata molto bene, non gli altri mercati emergenti sono andati bene, ma non con i ritmi della borsa cinese e in generale con un andamento che è stato inferiore rispetto ai mercati sviluppati. Gli analisti di Morningstar poi guardano anche con interesse alla Germania e al Giappone, dove i rendimenti dei titoli di Stato decennali sono scesi nuovamente sotto zero, ma le azioni invece, i titoli azionari, hanno delle valutazioni interessanti, Sì. cosa che ad esempio non si vede negli Stati Uniti, secondo sempre le nostre analisi, le nostre metodologie di Ecco, analisi se dell'azionario. dovessi chiederti subito, Sara, come si è comportato il mercato italiano rispetto a quello europeo, visto che l'Europa è assolutamente sotto osservazione, insieme al resto del mondo, però è chiaro che ciò che arriva dall'America, dalla Cina, insomma, si riversa direttamente su quella che è l'economia europea, quindi Italia e Europa. Italia-Europa lo possiamo forse vedere anche in un grafico. L'indice Morningstar Italy ha guadagnato circa il 16% nel corso del primo trimestre, ha fatto meglio di quello europeo. Ecco, questo grafico mostra una crescita immaginaria di 10.000 euro investiti all'inizio dell'anno nei due indici e i risultati dove appunto la linea blu è quella dell'indice italiano. Quindi c'è stata una, tra virgolette, sovra-performance, ma ricordiamo che usciamo da un anno nero, un 2018 veramente da dimenticare. In Italia l'economia rimane ancora una volta l'osservata speciale, abbiamo visto i dati all'inizio della nostra trasmissione. Ci sono alcuni dati come quelli della produzione industriale che danno segni più di vivacità, ci sono altri dati come quelli della disoccupazione che invece è tornata ad aumentare, il reddito disponibile delle famiglie, questo ce l'ha detto l'Istat nel suo ultimo bollettino, nella sua ultima nota mensile, il reddito disponibile delle famiglie di fatto si è ridotto e i consumi sono aumentati perché si è andato a intaccare il risparmio. Quindi sono tutte tematiche che vanno tenute in considerazione in un momento in cui comunque la borsa sta crescendo, però al di là di quello l'economia ha ancora Certo. dei segnali di debolezza. Esatto, appunto, questi segnali di debolezza, una domanda, dottor De Mare, sull'obbligazionario, no? Che cosa crea incertezza negli investitori? Questo è chiaro, è abbastanza banale e ovvio, però su questo mi vorrei concentrare, cioè di prendere troppo rischio, torniamo su questa parola, oppure di non avere una Rendimento. remunerazione. Esatto, cioè di non avere quello che ci si aspetta. Quindi come fare su questo fronte? Allora, come diceva giustamente, la situazione di incertezza dei mercati obbligazionari è riflessa anche è il riflesso anche di quello che è la situazione delle varie economie. Negli Stati Uniti siamo un po' più avanti sul ciclo, in Europa ci stiamo arrivando. Il problema vero è che la ricerca di rendimenti è necessaria e quindi bisogna spostare sempre più il profilo per cercare rendimento del rischio sulla parte maggiore spread, quindi questo Sì. significa avere un approccio di portafoglio che possa, diciamo, da un lato generare rendimento, dall'altro preservare il capitale, che usando un termine tecnico è di tipo barbell, quindi cercare di utilizzare una parte governativi per proteggersi come approccio diciamo, a tenere la volatilità più bassa in portafoglio, dall'altra ricerca di rendimento con investimenti sulla parte corporate, sulla parte yield o emerging market, che è stato per tanto tempo, diciamo, la parte preferita dalla maggior parte degli investitori professionali e anche privati. È uscita un po' dalle grazie degli investitori nel momento in cui si sono cominciato a vedere alcuni elementi di incertezza su questi mercati o comunque l'apprezzamento magari
della valuta del dollaro che portava via un po' di flussi da mercati emergenti, e quindi il disamore per questa asset class. Ma sicuramente se guardiamo il rapporto debito pubblico e crescere il PIL di alcuni di questi paesi, sicuramente rimangono salutari rispetto ad altri investimenti magari in mercati occidentali. Senta, quindi, com'è la fiducia degli investitori? Questo, se dovessimo dare fiducia, una percentuale, insomma, poi questi sono, come dire, gli atteggiamenti, no, che un investitore deve avere, le accortezze, la fiducia, come in questo periodo un po' tormentato. Come la si può misurare, dice? Sì, o se no lei cosa vede, no? Cosa trapela dagli investitori in questo momento maggiormente? Dagli investitori c'è sicuramente la necessità di, per quelli obbligazionari, di preservare quanto più il capitale, quello che cercano quando si investe in obbligazioni. E secondo me, per tutelare meglio questo aspetto, posizionarsi su quegli investimenti che possono generare una cedola nel tempo, sicuramente questo può essere una buona soluzione di investimento, che possa essere sia di natura puramente obbligazionaria, perché il yield generato dal rendimento in qualche maniera offre un cuscinetto al caso di volatilità sui prezzi, insomma, sui prezzi delle obbligazioni. Un cuscinetto che è sempre lì da tenere a mente, no? Assolutamente, integra due effetti positivi un investimento che genera cedola: da un lato è un incremento alla propria fonte di reddito, quindi il salario piuttosto che pensione, e dall'altro è anche una forma di protezione, di hedging ai movimenti di volatilità che ci possono essere sul mercato obbligazionario. Certo, allora Sara, io adesso mostrerò un altro grafico e tu ce lo spiegherai, perché negli Stati Uniti è alle porte la stagione delle assemblee degli azionisti. Allora, in questo grafico vedremo come è cambiato il supporto alle risoluzioni su ambiente e società. Facciamo un po' il punto degli ultimi 15 anni, ecco, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto proprio poco fa, adesso lo vediamo ancora. Cosa dobbiamo aspettarci secondo le analisi di Morning? In effetti la stagione societaria statunitense è sempre sotto i riflettori, e lo è anche per i risultati di bilancio molto attesi. Quello che ha provato a fare Morningstar è andare a guardare anche in queste assemblee che cosa accade dal punto di vista dell'attenzione ai fattori sociali e ambientali, e quali sono gli atteggiamenti, le risoluzioni pro e contro, e l'atteggiamento degli azionisti e dei vertici rispetto a queste risoluzioni. Ricordiamo che la stagione assembleare è molto concentrata negli Stati Uniti, perché va da circa metà aprile a fine giugno, e durante, in passato, le delibere erano soprattutto su attività legate alla governance, alla direzione strategica dell'azienda, questioni come fusioni, acquisizioni, board, eccetera. Negli ultimi 15 anni qualcosa è cambiato, diciamo che ha favorito anche la possibilità di avere questi dati disponibili, che in passato non lo erano, su come votano anche le grandi società di gestione nei consigli di amministrazione, e i dati Morningstar hanno messo in luce come il supporto a risoluzioni su tematiche, ad esempio, del cambiamento climatico, piuttosto che le diversità di genere e i gap salariali, sia cresciuta dal 12 al 24% negli ultimi 15 anni. Ed è proprio quello che ci mostra questo grafico. Quindi, secondo i nostri ricercatori, c'è più attenzione sicuramente, e lo mostrano i dati. Ci sarà in futuro, sì, ma c'è anche tutta un'attività di cosiddetto engagement, quindi di lavoro che i grandi gestori fanno con le aziende direttamente, per non arrivare alla risoluzione in assemblea, che diciamo è l'ultimo gradino per ottenere un voto favorevole su una proposta. Quindi c'è anche tanto lavoro di engagement che viene fatto prima. Probabilmente, anche secondo le nostre previsioni, ci sarà attenzione quest'anno al discorso non solo di quote rosa, tra virgolette, nei consigli di amministrazione, ma anche su tematiche di gap di genere. Certo, ecco, restiamo di gap salariale. Ah, ok, tra i generi. Sì. Assolutamente, Sara. De Mare, appunto, restando sempre sull'ambiente, perché il collegamento viene spontaneo. Migliorare l'ambiente può aiutare, cioè lavorare per migliorare l'ambiente può aiutare a evitare i rischi? Assolutamente, o per convenienza o per convinzione. Avere un approccio, diciamo, a tutelare questi aspetti che possono essere sia l'impatto climatico, che fa parte di 17 temi trattati dalle Nazioni Unite, per cercare di avere un approccio più ESG, che è un termine che sta sempre più ritornando oggi anche negli approcci degli investimenti, che, ripeto, al di là del fatto che uno possa crederci o sia mirato, diciamo, a costruire investimenti in maniera più sostenibile, come noi crediamo, o anche per convenienza, questo è un approccio che necessariamente oggi si deve perseguire. E dico perché per convenienza, perché, ritornando al discorso dei rischi di cui si parlava prima,
Qual è il miglior modo per cercare di evitare di avere dei problemi in un portafoglio di investimento e di incorrere in errori di valutazione delle aziende o per impatto ambientale, e un caso potrebbe essere stato in passato British Petroleum per esempio, che magari ha impattato con i problemi che ci sono stati a largo del Golfo del Messico, o piuttosto facendo un caso più diciamo di gender o comunque di impiego di specializzazione di lavoratori, alcune aziende hanno utilizzato in maniera impropria bambini per confezionare scarpe certo. piuttosto che altri oggetti, e che lì investire in quelle aziende ha avuto un danno d'immagine molto forte, quindi di conseguenza abbiamo avuto importanti. Sì, perché poi non sempre si pensa alla correlazione che c'è, no? Assolutamente. Ma come? Perché poi ho una. Perché devo farlo? Esatto. Devo farlo proprio in questi termini. È un esempio forse ancora più chiaro, e se non andiamo tanto in là con la memoria, può essere stato il caso di Enron, dove una cattiva corporate governance non soltanto ha impattato per i stessi impiegati, avevano i fondi pensione all'interno, gli stessi, chiaramente allo stesso mercato azionario, ma addirittura ha coinvolto una società di revisione che è scomparsa dal mercato perché certificava i bilanci. Quindi certo. questi sono degli esempi di come fare un'attenta valutazione di criteri ESG, che possono essere appunto ambientali, di corporate governance, oppure relativi diciamo, all'impiego di differenti gender, come effettivamente poteva e deve essere sempre più una società evoluta come la nostra, sicuramente riduce il rischio di portafoglio. Ma infatti per questo noi no, puntualmente, soprattutto con Sara, l'avevamo già fatto in altri appuntamenti di Market Star, ci concentriamo sul discorso dell'ambiente, perché si pensa sempre, mio modesto parere, ma insomma credo che possiate condividere, che sia staccato totalmente da tutte le altre questioni. In realtà, soprattutto anche per gli appelli, per i moniti che ci vengono fatti, diventa sempre più cruciale anche proprio nel tema investimenti. Insomma, anche oggi lo stiamo dimostrando. Sara, possiamo restare ancora su questo tema, se sei d'accordo, per avere una vostra view più completa? Assolutamente, e in effetti uno dei temi che possono essere considerati anche dei trend di lungo periodo è quello della transizione verso un'economia a basse emissioni. Vero. Ed è un discorso strettamente legato al rischio. Perché molti asset manager decidono di uscire da determinate industrie molto inquinanti, decidono di avere portafogli carbon free, quindi senza l'industria del carbone? Perché abbiamo una situazione regolamentare che sta cambiando, e in Europa in modo significativo, perché la Commissione europea, il gruppo di esperti, sta lavorando a una nuova normativa su queste tematiche, e quindi ci saranno delle regolamentazioni, e alcune sono già state approvate, che limiteranno quindi la possibilità di inquinare l'ambiente. Avere in portafoglio una società che inquina è un rischio che appunto il gestore non vuole prendersi, ad esempio. L'altro aspetto importante è comunque la domanda che viene anche dagli investitori più sensibili a queste tematiche. Ora si dice che lo sono di più i millennial rispetto magari alle generazioni precedenti. I millennial non sono ancora gli investitori di oggi, ma lo saranno in prospettiva, saranno gli investitori di domani, proprio adesso. E in parte lo sono già più sensibili, perché magari la scuola li indirizza in modo più attento su queste tematiche. Vero. Rispetto ad altri. E poi chiaramente c'è un discorso finanziario che si integra con quello della sostenibilità e che è strettamente collegato al rischio e alla necessità quindi di andare a selezionare quelle aziende che stanno gestendo questo rischio, perché ci sono settori dove difficilmente potremo annullare le emissioni inquinanti, però ci sono aziende in questi settori che lavorano più proattivamente per ridurle, e altre che invece rimangono magari su sistemi più tradizionali di produzione. Certo. Allora De Mare, vediamo se in conclusione riusciamo ad analizzare ancora due aspetti. Lascio a lei come dire, gestire i tempi, soprattutto indicandoci quali appunto di queste questioni possono ridurre i rischi. Da una parte abbiamo la tecnologia, parlavamo delle nuove generazioni che ovviamente sono nate e cresciute, no, con tutto un mondo di tecnologia che magari altre generazioni non hanno avuto, e poi abbiamo anche il discorso dei multi asset, che però non sono tutti uguali, insomma, e quindi come facciamo a capire quali potrebbero aiutare a ridurre il rischio? Assolutamente, la tecnologia permea sempre di più la nostra vita di tutti i giorni, ovviamente, come negli investimenti finanziari. La fintech è uno degli elementi oggi maggiormente diciamo oggetto di investimenti da parte delle società, sia di gestione ma anche di distribuzione. In particolare noi come Alliance Bernstein
abbiamo incominciato a lavorare sull'intelligenza artificiale per la parte del fixed income, che essendo un asset class, quella obbligazionaria, dove generare extra rendimento in un mercato molto efficiente è molto più difficile rispetto al passato, l'elemento di introduzione di questo dell'intelligenza artificiale come strumento effettivamente ci permette di ottimizzare il processo. Mi spiego meglio. Siamo partiti qualche tempo fa con due piattaforme, una per l'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie. Abbiamo fatto un'analisi di ricerca fondamentale su tutte quelle che potevano essere le maggiori emissioni, i maggiori emittenti di questi titoli. Li abbiamo creato un database enorme e abbiamo incominciato poi a sviluppare un altro database sulla liquidabilità, cioè sulla velocità di liquidare una determinata posizione in portafoglio. E poi abbiamo incominciato a far lavorare questi due elementi insieme, hanno appunto questa intelligenza artificiale che permette oggi di dare al gestore immediatamente un'analisi qualitativa e quantitativa del titolo, dell'emissione che sta, diciamo, selezionando, che vuole valutare, e anche il grado di liquidabilità, che oggi magari è un elemento cui non si pone tanta attenzione perché non c'è stress sul mercato obbligazionario, ma nel momento in cui ci fosse una crisi sul mercato obbligazionario di liquidabilità, la possibilità di avere un aiuto tecnologico che ci permette di avere la migliore esecuzione possibile del trades, chiaramente ci fa avere un vantaggio competitivo, e quindi questo si tramuta per il risparmiatore finale in un vantaggio nell'investire nei fondi che utilizzano questa piattaforma. Okay. E quindi, certo, diciamo, la tecnologia in questo senso è un supporto e non è, come dire, una sostituzione all'essere umano. Noi lavoriamo... Lo so, poi c'è quel timore che c'è sempre questo timore, no? Ci sostituiranno tutti quanti, però insomma no, è un supporto, un aiuto in più. Sì, io credo che l'intelligenza artificiale sia un po' come erano gli schiavi per gli ateniesi. Faccio un esempio un esempio un po' forte, però l'idea è questa: un tempo gli ateniesi erano dei pensatori, tendevano a tenere il profilo, diciamo, del pensiero molto più elevato, a guardare più avanti alla strategia. Ed è questo il lavoro che noi vogliamo far fare ai nostri gestori, far sì che loro facciano il lavoro dell'essere umano, cioè pensare, qualcosa che la macchina oggi non è in grado ancora di avere, no? Certo. Quindi fantasia, creazione di un portafoglio secondo quello che possono essere delle tematiche che oggi la macchina non riuscirebbe a leggere. Qual è il lavoro che bisogna fare oggi alla macchina? È quello che una volta facevano gli schiavi, cioè fare la manovalanza dei activities. Quindi la macchina serve al nostro gestore ad efficientare l'esecuzione. Anzi, talvolta stiamo sviluppando ultimamente nell'intelligenza artificiale anche un supporto di consulenza, nel senso che l'essere umano è distratto, gli uomini poi in particolare, no? Però ogni tanto... È minoranza, quindi ha dovuto dirlo per forza, però ogni tanto... No, perché ci credo, per la verità. Sì, gli sono più distratti, per cui tendono, diciamo, anche a fare gli errori, e la macchina può aiutare a correggere l'errore. Quindi okay, se ha fatto un'emissione sbagliata, un input nel sistema sbagliato, la macchina lo avverte. Va bene, allora siamo in conclusione, tante cose interessanti sono state dette, molte magari non le abbiamo dette, ma ci sarà modo sicuramente. Intanto certo, ringrazio Giovanni De Mare, Director Italy Sales di AB, grazie per essere stato con noi oggi. Grazie a lei. E Sara Silano di Morningstar Italy, che ritroveremo con Market Star tra un mese, ricordiamo, il primo mercoledì del mese o giù di lì, insomma, comunque una volta al mese ci troviamo qui per fare il punto della situazione. Grazie ancora per l'invito. Grazie, allora tra poco vi lascio in compagnia per una mezz'oretta di Annalisa Lo Spinoso, la collega che con i suoi ospiti affronterà consapevolmente dei temi altrettanto importanti, sicurezza delle informazioni e open innovation. Poi torno io con Pietro Di Lorenzo e analizzeremo ancora i mercati, quindi dobbiamo ancora dire tante cose. Pubblicità e torniamo.